La storia di un attaccante forte che ha scritto pagine importanti. La storia di uno che è diventato un bomber praticamente per caso, rendendo le proprie squadre orgogliose, macinando record e traguardi importantissimi. La storia di Felice Evacuo, una storia davvero particolare, ricca di aneddoti e racconti interessanti. Una storia che ha deciso di raccontare a noi. Da bambino ero molto vivace, ricordo che mi piaceva sempre scoprire cose nuove, andare sempre in giro anche con gli amici giù al cortile, ero diciamo, sempre pronto a nuove avventure. E poi la passione per il calcio diciamo, è sempre stata centrale nella mia vita. Infatti fortunatamente giù al cortile eravamo in parecchi, si organizzavano sempre partite dalla mattina alla sera, quindi c'era sempre questa cosa di trovarci anche dopo la scuola oppure la domenica, di ritrovarci giù e fare questi tornei fra di noi. E a volte si dovevano fare anche 3-4 squadre perché eravamo veramente in tanti. E dei ricordi bellissimi. E poi quando ho cominciato diciamo, a fare anche la scuola calcio mi piaceva molto questo fatto di competere, sai, di fare le partite, cercare sempre di vincere, di andare sempre oltre gli altri, dai. Eri già il più forte nella tua. Ma ti dico la verità, no, anzi, forse ero uno dei più scarsi, infatti mi mettevano sempre in porta e questo, diciamo, mi ha anche accompagnato per tanti anni perché quando andavi giù al cortile c'erano soprattutto i grandi che dicevano, sai, magari a noi che eravamo un po' più piccini, stai dietro, mettiti in porta in modo da fare meno danni. E poi ho fatto il portiere per tantissimi anni, fino a 16-17 anni, ho giocato praticamente quasi sempre in porta. E pensare che il miglior marcatore della storia della Serie C con 175 reti ha cominciato a giocare da portiere, lo ha fatto fino ai 16-17 anni, per poi cambiare ruolo in maniera piuttosto rocambolesca. Dal difendere la porta all'attaccare la porta è un attimo che si chiama gol. Per quasi 10 anni ho fatto il portiere e poi diciamo, nacque un po' per gioco questo fatto, sai, nelle partite d'allenamento, quando magari c'erano già 2 portieri, uno da un lato e uno dall'altro, io mi mettevo sempre avanti a giochicchiare con i piedi. È capitato che praticamente c'era un osservatore che tra l'altro di Ariano Irpino, si chiama Antonio Negri, che mi vede giocare, insomma, sto ragazzo è bravo, lo portiamo a vedere. Quelli là disse: guarda, quello fa il portiere, non fa l'attaccante. Lui disse: no, questo qua mi piace davanti. E insomma, capitò che qualche volta, sai, anche nelle gare di campionato, così degli allievi, cominciavo a mettermi avanti e facevo gol. Non ero bravissimo, però facevo gol, quindi andava bene. Chi erano i tuoi idoli all'epoca, fine anni 80, insomma inizio anni 90, la squadra per la quale tifavi, se qualcuno ti Sì, ispira? assolutamente. No, io sono stato sempre tifoso del Napoli e mi ricordo che con zio, anche da piccolino, portavo sempre allo stadio a vedere le partite. Allora giocava Maradona, c'era cioè Carega, insomma il grande Napoli, quello degli scudetti, delle coppe. E io stavo sempre là, insomma, a chiedere zio portami, perché mi piaceva andare a vedere le partite. Però fondamentalmente l'idolo che mi ha accompagnato per la carriera è stato sicuramente Bobo Vieri, perché poi quando ho cominciato a giocare ho rivisto in lui, diciamo, la tipologia di giocatore a cui mi volevo ispirare e forse anche quello che per caratteristiche fisiche diciamo, mi assomigliava di più e quindi ho fatto questa carriera, questi 20 anni, ispirandomi sicuramente a Bobo Vieri. Mia mamma era contraria che giocasse a calcio, infatti dopo le superiori poi mi sono iscritto all'università, ho fatto 2 anni di ingegneria e lei ogni volta diciamo, che si parlava di calcio cambiava sempre discorso, sviava perché aveva paura insomma, che io poi non studiassi più. Però fondamentalmente mi hanno sempre supportato, ma non da un punto di vista calcistico, proprio da un punto di vista umano. Soprattutto nei primi anni, quando insomma, ero fuori, avere l'appoggio della famiglia in ogni caso, soprattutto nelle difficoltà, penso sia per qualsiasi persona molto importante. Io devo dire che ho avuto una famiglia molto molto presente da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece le scelte calcistiche, non sono mai intervenuti oppure neanche per consigliarmi qualcosa, insomma, mi hanno sempre lasciato la massima libertà di fare. Ecco, poi arriva la chiamata della Lazio, Sì. giusto? E che emozione è? Sì, io ero andato alla Turris, tra
Tra l'altro anche nella decisione se fare il portiere o l'attaccante, ho detto perché c'era questa, proprio questo borderline sul finale, diciamo, della scuola calcio. E quando andai alla Turris, in sostanza incominciai a giocare davanti, perché mi era presa questa cosa, diciamo, questa passione per il gol fondamentalmente, anche perché non avevo degli ottimi fondamentali in quanto avevo sempre giocato in porta. Quindi quando andai là mi piaceva questa cosa, diciamo, di fare gol, mi appassionava. Dopodiché, andando più là col tempo, insomma, ebbi anche la fortuna di esordire in prima squadra, in C2. Riuscì a fare anche un gol con la Turris, allora C2, contro il Taranto, che poi inizia il campionato. E a fine dell'anno ci fu questa specie di torneo dove partecipavano anche le giovanili della Lazio. E grazie a loro, insomma, riuscì ad andare a Roma. Mi ricordo che avevo fatto 6 mesi in primavera, inizialmente soffrendo molto perché comunque non ero a livello degli altri ragazzi. Pagavo comunque lo scotto di non aver mai fatto diciamo, dei fondamentali come i giocatori dovrebbero fare. Quindi quando sono andato a Roma ero un po' dietro agli altri. Col tempo invece mi sono allenato, sono stato anche molto caparbio perché, sai, alla fine entrare in un gruppo già formato che portavano avanti da anni non era stato facile, e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio. C'era Mister Bollini, che oggi allena le nazionali ancora, un allenatore molto valido soprattutto per il settore giovanile, che mi ha insegnato molto, e riuscì da gennaio in poi praticamente a salire anche qualche volta in prima squadra, finché poi a Torino ci fu addirittura l'esordio inaspettato, perché eravamo sotto e il mister Zaccheroni decise di mettermi dentro. Negli ultimi minuti Zaccheroni rimpiange forse l'ingresso ritardato del giovane attaccante Felice e vacuo, il sostituto di Fiore. Ovviamente un'emozione insomma fantastica, strepitosa, perché comunque per me che 2 anni prima, diciamo, venivo da una Beretti, di una squadra di Serie C, di trovarmi addirittura a giocare in Serie A, è accaduto tutto troppo in fretta. E poi successivamente vai in una piazza importante come Firenze. Sì, era la Fiorentina, che era praticamente fallita, l'avevano rilevati della Valle, ricominciavano dall'allora C2. E io, forse anche un po' sbagliando, decisi di fare questa avventura, perché comunque avevo esordito in Serie A, avevo fatto tantissimi gol in primavera, avevo fatto un ottimo Viareggio. E mi ero un po' illuso di poter rimanere. Poi alla fine venne ad allenare Mancini la Lazio, volle prendere Chiesa proprio dalla Fiorentina, che era fallita, diciamo, si aprì questa opportunità di andare a Firenze. La piazza sicuramente è una piazza importantissima, fecero una squadra diciamo per la categoria, fuori dalla categoria, con Riganò, Quagliarella, Maspero, Di Livio, Ripa, Baronchelli, giocatori che l'anno prima facevano la Serie B, la Serie A, quindi il campionato, nonostante qualche difficoltà iniziale, lo vincemmo a mani basse. Felice Vacuo arriva all'Avellino, è poco più che un ragazzo alle prime armi calcisticamente parlando. Nel 2004 trova in biancoverde uno spogliatoio praticamente di fuoco, ma riesce comunque a mettersi in mostra alla grande. 8 reti realizzate contribuendo alla storica, famosissima promozione nel derby contro il Napoli. Sì, ad Avellino vengo quasi per caso, nel senso che ero rimasto svincolato dalla Lazio dopo aver fatto la rescissione del contratto e, diciamo, ero in cerco di squadra. Quello che allora il mio procuratore mi proponeva non mi piaceva, erano tutte squadre, insomma, che non mi piacevano. Quando poi alla fine mi richiamò di nuovo Negri, di cui ti parlavo prima, con cui avevo tenuto comunque dei rapporti, che era amico di Fiore, dell'allora direttore dell'Avellino, direttore sportivo. Disse: guarda, c'è questa opportunità, vorresti andare? E io, appena sentì Avellino, dico la verità, dissi subito di sì, senza parlare, diciamo, di contratti, niente, perché comunque la piazza era importantissima, veniva dalla retrocessione, però sapevo che comunque tanti giocatori erano venuti qua e ne parlavano tutti quanti bene, quindi quando ebbi questa opportunità, insomma, mi buttai a capofitto. Infatti mi presentai il 1° di settembre, e mi ricordo ancora quando entrai alla Porta Carraia, insomma, che non mi conosceva nessuno. Infatti mi disse: guarda, sono un ragazzo nuovo. E poi dopo, alla fine, insomma, fu un'avventura davvero esaltante quell'anno.
Durante l'anno eravamo stati, secondo me, quasi perfetti. Eravamo riusciti con Rimini, mi ricordo, ad arrivare uno o due punti sotto nello scontro decisivo, ma al Partenio non riuscimmo a batterli, quindi lì perdemmo un po' le speranze della promozione diretta. Però la squadra era forte, era una squadra fatta di giocatori di Serie C, era una squadra di carattere, quindi si vedeva che si poteva ancora vincere. Ovviamente sapevamo di avere dietro il Napoli, che si ritrovava in Serie C un po' per caso in quegli anni, quindi sapevamo di dover affrontare questa squadra ai playoff. Infatti speravamo tutti quanti che in semifinale magari venisse eliminato. Così non fu, ma fortunatamente, come dicevo prima, quella squadra secondo me aveva troppo carattere per arrendersi davanti, diciamo, anche ad una squadra blasonata come quella del Napoli. Noi eravamo già stati in campionato, per la verità, quindi ovviamente avevamo già assaggiato quello che poteva essere lo stadio, ma insomma sapevamo che la partita era difficile. Fondamentalmente quando andammo a Napoli cercammo in tutti i modi di non perdere. Fortunatamente ci riuscimmo, perché sapevamo che portarci in Napoli ad Avellino ci avrebbe comunque dato un grosso vantaggio. Poi eravamo secondi, quindi avevamo almeno il vantaggio della classifica, ma soprattutto il fatto di poter giocare in casa, davanti allo stadio pieno, davanti al nostro pubblico, che comunque quell'anno, mi ricordo, ci aveva davvero seguito in casa e fuori in una maniera eccezionale. Sapevamo di poter contare su questa spinta del Partenio e fummo, secondo me, bravissimi a Napoli a rischiare il meno possibile e a pareggiare quella partita, in modo che poi al ritorno potesse essere, avremmo avuto una possibilità in più di vincere. Quando sono venuto ricordo benissimo, insomma, che c'erano tantissimi giocatori di esperienza, tanti giocatori che avevano vinto anche i campionati, quindi la squadra era sicuramente una squadra forte. Io ero un ragazzo, mi ricordo che io, Diego Palermo e Vanin, il brasiliano, ci spogliavamo dietro l'angolino nello spogliatoio, quindi eravamo anche messi non in disparte, però sai, comunque mantenevi sempre un certo riservo, anche rispetto al fatto che non ti incutevano timore, però allora i grandi venivano rispettati di più, erano visti in maniera diversa. E la squadra prima della partita era non serena, però sapeva che aveva la possibilità di vincere. Forse un po' di tensione l'avvertimo prima di andare a Napoli, perché lo stadio, sapevamo di giocare davanti a 80.000, di giocare in una finale, di giocare contro il Napoli, che comunque aveva un blasone, una storia importante. Quindi c'era un po' il timore di poter cadere a Napoli, ma quando abbiamo fatto lo 0-0 a Napoli, mi ricordo che i ragazzi, anche sul pullman, no, si avvertiva quella sensazione positiva, quella gioia, quel fatto che eravamo riusciti a fare quello che volevamo nel loro stadio, e quindi portarceli da noi avrebbe potuto avere, diciamo, sarebbe potuto finire in una maniera positiva. Avevo vinto già a Firenze il campionato, il primo anno. Comunque Firenze era una piazza viva di calcio, sì, avevamo più di 20.000 abbonati, quindi avevo già respirato, diciamo. Però quel Partenio così, così pieno di tifosi nostri, tifosi loro, una partita così tirata, un derby, sai, comunque è stata, poi è una finale playoff e le finali hanno sempre un sapore diverso rispetto anche alla vittoria diretta di un campionato, quindi si avvertiva quel clima particolare e noi fummo bravissimi a gestire la partita, secondo me. Nonostante loro iniziarono la partita molto molto bene, noi non ci perdemmo d'animo. Poi al gol di Biancolino, insomma, là capimmo che c'erano i presupposti per farcela. Dopo la parentesi alla Sassari Torres, dove si mette in mostra, è tempo dell'Avellino 2.0. Torna stavolta da protagonista. 16 reti messe a segno in biancoverde, coppia fortissima con Raffaele Biancolino, con Gaetano Grieco a rifornire assist. Questo tridente porterà l'Avellino alla vittoria dei playoff contro il Foggia, grazie al super gol indimenticato di Rivaldo. L'anno successivo ripartimmo con Oddo allenatore, che aveva sostituito Cucureddu, che tra l'altro è stato, dal punto di vista caratteriale, un allenatore che mi ha formato tantissimo. Che comunque quell'anno, l'anno precedente, c'erano Biancolino, Ghirardello e Rastelli, che erano quelli che giocavano sempre, quindi diciamo io ero sempre il subentrante, nonostante magari mi capitasse più di una volta magari di entrare e risolvere la partita, la domenica dopo puntualmente ricascavo sempre sulla panchina. Però l'anno dopo ripartì, diciamo, con l'entusiasmo, anche con la speranza di poter rimanere. Erano cambiati i dirigenti, era cambiato l'allenatore, però
nonostante tutto riuscì a fare questa presenza a Verona, che poi fu il mio esordio in Serie B con la maglia dell'Avellino, dopodiché andai subito in prestito alla Sassari Torres. Andai a Sassari proprio per il mister, che Cucurello nel frattempo era andato alla Torres, quindi mi chiamò e, ti dico la verità, andai molto volentieri. Fu un'esperienza molto positiva, feci 16 gol, quindi l'anno dopo l'Avellino, rientrato dal prestito, ovviamente mi fecero capire, insomma, che se fossi rimasto avrei giocato titolare. E quella squadra, poi allenata da Calderisi l'anno successivo, nonostante la retrocessione, partì secondo me benissimo. E fu un'annata che già in ritiro si capiva che c'era una squadra forte. Poi davanti, all'inizio giocavo con Grieco, sapendo che doveva rientrare Biancolino perché era infortunato le prime giornate. Poi, insomma, sappiamo tutti com'è finita. Da uno, forse il mio miglior inizio di stagione, nel senso che tornai innanzitutto molto carico dall'avventura dell'anno prima con la Sassari Torres, comunque avevo acquistato consapevolezza, avevo fatto 16 gol senza tirare i rigori, quindi capivo di essere maturato e magari di essere ancora più pronto rispetto all'altro anno per essere il titolare ad Avellino, perché comunque è una cosa fare la riserva di, e invece è molto diverso sapere che sei tu il centravanti di quella squadra. Nonostante dovesse rientrare Biancolino dall'infortunio, sapevo comunque che avevo la responsabilità addosso all'inizio. E poi ci tenevo molto, perché ad Avellino è stato bene, avevamo vinto. E quindi partì con tutte le forze che avevo e facemmo all'inizio davvero cose stratosferiche. Poi rientrò Biancolino e cominciamo a giocare a coppia con Grieco dietro. Le cose proseguirono ad andare bene fino al giorno d'andata. Poi a gennaio ci fu un piccolo intoppo, quello che poi dopo, vedi, a volte nei ragazzi, quando non sei maturo, quando non sei pronto ad affrontare delle situazioni, puoi cascare. A me mi capitò che a gennaio praticamente Pugliese mi aveva venduto al Genova, che allora faceva la Serie B. E quindi, sai, comunque le ambizioni nella mia testa erano cambiate. E poi dopo, alla fine, non so perché non si fece più questa cosa, e rimanere ad Avellino, sai, nella mia testa scattò qualcosa, nel senso come se avevo visto magari l'opportunità di poter andare a fare subito la B, e l'essere rimasto mi aveva, no, deluso, perché comunque sapevo di essere in una grande squadra, in una grande piazza, però mi ha fatto reagire negativamente. Non ho avuto la maturità per sopportare quel momento. Nonostante tutto, però, arrivammo a vincere di nuovo il campionato, e quindi per me fu una grandissima gioia di nuovo, perché festeggiavo per la seconda volta una vittoria del campionato ad Avellino. La squadra era forte, arrivavamo un po' scarichi perché, come forse c'era capitato anche nell'altro anno ad Avellino, pensavamo di poter arrivare primi. Poi una serie di risultati, mi ricordo il 3-3 in casa con la Ternana al 93esimo, al 94esimo, ci fece un attimino perdere fiducia e fummo, diciamo, superati da Ravenna, che tra l'altro avevamo affrontato in casa al Partenio e vincevamo quella partita 2-0 e poi fummo raggiunti. Quindi, sai, eravamo stati più volte magari vicini allo staccare, non ci eravamo mai riusciti, quindi andare ai playoff magari ci aveva un attimino demoralizzato. Il segnale che le cose stavano, secondo me, girando bene ci fu in semifinale, perché il gol di Moretti su punizione a poco dalla fine, dopo che loro avevano fallito almeno 2-3 volte il gol dell'1-0, quindi il colpo del Calpao, secondo me, era stato già là un segnale molto positivo per noi. Poi mi ricordo che a Foggia andammo sotto e c'era sempre questa cosa di volerceli portare al Partenio, quindi mi ricordo anche che da dietro dicevano: oh, mi raccomando, non sbraghiamo, non ci allarghiamo. Pure l'1-0 sembrava quasi che ci andasse bene, dai. E poi il ritorno giocammo il tutto per tutto in casa, perché sapevamo di dover vincere a tutti i costi. E anche lì, forse con un po' di fortuna, il gol di Rivaldo dopo l'espulsione di Ametrano, giocavamo in 10. Mi ricordo che in campo eravamo almeno 4-5 attaccanti, insomma, giocavamo veramente il tutto per tutto. E il gol di Rivaldo rimarrà, diciamo, un po' forse nella storia, perché è arrivato proprio allo scadere. Guarda, Rivaldo quell'anno giocò davvero pochissimo, fu davvero poco utilizzato. Mi ricordo che fu rimesso in mezzo proprio da Vassoli, che l'aveva avuto nelle giovanili.
Sai, sono momenti, istanti dove magari non sai neanche quello che ti passa per la testa. Lui forse rispetto a tutti noi altri aveva anche un po' di freschezza mentale in più, perché aveva giocato poco, forse era stato anche meno coinvolto anche emotivamente in questo campionato. E quel gol, diciamo, io l'ho reputo, insomma, cioè una questione solo di fortuna, perché lui ha tirato benissimo, ha fatto un tiro perfetto. Però poi la palla che scende in quel modo e si va a insaccare nell'angolino, capito, al 90esimo, sembra quasi un sogno. Ricordo che ci fu una specie di invasione, anche perché l'arbitro praticamente pochi minuti prima aveva fischiato, la gente pensando che fosse finita la partita entrò in campo. E fummo bravi ad allontanarli subito e a farli uscire tutti quanti, perché ormai la partita ce l'avevamo in pugno. Ci fu questo episodio del rigore con Ignoffo, se non sbaglio, sulla linea di fondo, dove i tifosi erano tra la linea di fondo e i cartelloni. No, vabbè, alla fine fu una bella soddisfazione. Poi, sai, segnare comunque in una finale, c'è stato sul rigore, 3-0, però è sempre una bellissima emozione. Sì, questa, diciamo, è una maglia a cui, diciamo, sono legato di più, perché questa è proprio la maglia della finale. La società ebbe sia in semifinale col Taranto che nella finale col Foggia, secondo me, la bellissima idea di far cucire sulle maglie proprio il giorno, lo stadio Partenio, 17-6-2007, finale playoff, proprio praticamente la partita con il Foggia. E infatti dopo la partita, dove ci fu l'invasione di campo, tutti quanti cercavano di strapparmi la maglia, però la volevo conservare, forse anche perché sapevo che sarebbe stata l'ultima dell'Avellino. E ci tenevo in particolar modo, infatti la conservo molto, molto gelosamente. Per te la differenza tra la promozione di 2 anni prima e quella col Foggia forse è un po' più di maturità, più da protagonista? Sì, questa fu la differenza, che il primo anno ero un ragazzino e quindi comunque sapevo di stare dietro gli altri, diciamo così. Invece il secondo anno avevo tante responsabilità, avevo molta più consapevolezza anche del ruolo che ricoprivo in quella squadra. Quindi ho affrontato diciamo, 2 esperienze molto diverse, fortunatamente, con lo stesso finale. A proposito di rigore segnato, le statistiche dicono 38 rigori, 33 gol, con l'87% di media di realizzazione. Sì. Cioè, favorito dal fatto che, avendo fatto il portiere, già sapevi? No, guarda, questo dei rigori per me è una questione un po' particolare. In che senso? Che io non ho mai calciato i rigori, perché non ho mai avuto un grande tiro. Quindi mi sono sempre dilettato negli anni a scoprire come poter fregare il portiere, quindi ho cercato di studiare, alla fine avevo raggiunto la consapevolezza che per me, che non avevo tiro, era meglio guardare il portiere per cercare, diciamo, di spiazzarla. L'addio all'Avellino dopo una sola presenza in Serie B comincia così il suo girovagare a suon di reti, prestazioni, promozioni, trofei, record. Felice Evacuo diventa così uno degli attaccanti più ambiti tra Serie C e Serie B. Sì, poi vincemmo il campionato d'Avellino, io andai via, che andai diciamo, a Frosinone, dove feci 4 anni di contratto. E il primo anno di Serie B, diciamo, iniziò non benissimo, perché comunque al di là del fatto che a Frosinone c'era una bella concorrenza, però impattai male il campionato, nel senso che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico era un tutt'altro campionato, neanche paragonabile secondo me alla Serie B di adesso. C'erano tantissimi giocatori che venivano dalla Serie A, c'erano tante squadre come il Lecce, il Bologna, che comunque erano fatte proprio di tanti giocatori che avevano tante presenze, quindi andare a giocare contro questi giocatori, per me che venivo dalla Serie C, non fu assolutamente facile. Però durante l'anno, sai, un po' incominciai a prendere il ritmo di quella categoria, un po' incominciai anche a migliorare, perché comunque allenandoti con giocatori, diciamo, più forti, c'è sempre da imparare, da migliorarsi, e anche quell'anno riuscii a fare 13 gol. Poi a fine anno ci fu questo, diciamo, ci fu questo abbocco tra il Benevento, che era allora passato nelle mani di Oreste Vigorito col fratello Ciro, che avevano comprato il Benevento, vinsero il campionato di C2 e, diciamo, volevano regalare alla piazza un centravanti di Serie B. E siccome io avevo avuto il direttore Maglione, anche ad Avellino, proprio il secondo anno, che lui era andato a Benevento, mi chiamò e disse: guarda, si può fare questa cosa. Dove io all'inizio fui molto scettico, perché comunque, sai, era una neopromossa.
però alla fine riuscirono sia a comprare il cartellino che a convincermi, e andai molto volentieri. Parlavi del Benevento, però c'è la Lazio ancora nel tuo destino, se correggimi se sbaglio, perché subisci un infortunio grave proprio contro la Lazio in Coppa Italia? Nel giorno del mio compleanno, sì, purtroppo sì. Facemmo due turni, sai, questa sera fatta questa nuova formula della Coppa Italia Team, dove anche le squadre di Serie C entravano in gioco, e superammo i primi due turni con Legnano e il Treviso, che allora faceva la Serie B, dove avevo fatto doppiette e doppiette, quindi avevo iniziato davvero bene questa nuova avventura. E il giorno del mio compleanno andammo a fare questa partita con la Lazio, che diciamo era la mia squadra dove avevo esordito in Serie A. Purtroppo dopo pochissimi minuti ci fu uno scontro di gioco tra me e il portiere Carrizzo, e là riportai la frattura della tibia e perone, insomma, e anche la rottura dei legamenti della caviglia. Per me, diciamo, fu un giorno particolarmente amaro. Parlaci di questa foto con Gigi Castaldo, il miglior marcatore della storia dell'Avellino, e lì c'è Carmelo Imbriani. Sì. No, che ricordo hai di Carmelo? Per me, diciamo, un bellissimo ricordo della persona, ovviamente rimane l'amarezza per quello che gli è successo. E noi eravamo molto amici, sia con Carmelo che con mi commuovo, perché è bello ricordarlo. E Gigi per me, diciamo, era, sai, io quando sono andato a Benevento avevo sempre questo, sentivo parlare di sto Castaldo, e tra noi nacque una bellissima amicizia. E quindi eravamo sempre, diciamo, insieme con Gigi. Carmelo era il capitano del Benevento, perché era beneventano, quindi facemmo un bel gruppo quell'anno, e noi stavamo sempre insieme. Allora scherzavamo, quella fotografia, diciamo, era un po' l'emblema dell'annata, no? Perché eravamo tutti e tre seduti in banchina. Allora ogni volta mi diceva Gigi: ma com'è possibile quando ci fanno giocare? E allora questo, chiamai un fotografo e disse: senti, mi devi fare una cortesia, devi immortalare questa scena, perché su una panchina Castaldi, Imbriani e Vago non si sono mai visti in Serie C. E ci fu questa foto che, diciamo, ho conservato da allora, la conservo sempre con molta, diciamo, con anche con emozione, perché con Gigi siamo molto amici e ci sentiamo tuttora. Con Carmelo purtroppo è finita come è finita, però un ragazzo che ricordo sempre con molto piacere. Reputo Castaldo, dal punto di vista, diciamo, tecnico, uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Penso che l'abbia tenuto, è stato Avellino tanti anni, molti più di me l'ha dimostrato. È un giocatore, secondo me, immenso. Poteva fare molto, molto di più rispetto a quello che ha fatto. Poi lui all'inizio non era molto bomber, gli piaceva fare quelle che ora si chiamano le skill, sai? Gli piaceva scherzare col pallone, tecnicamente era bravissimo, arrivava davanti alla porta spesso e volentieri, te la dava là, quindi non era proprio attaccante, è uno che gli piaceva molto giocare anche per la squadra, per i compagni di reparto. E secondo me poteva fare molto, molto, molto di più, però a lui piace giocare in campane, quindi si è fatto un bel giro dalle nostre parti, diciamo così. Sei molto legato anche alla parentesi con la Nocerina, giusto? 16 gol? Sì, ho fatto 16 gol nel campionato più corto della storia della Serie C, perché mi ricordo che allora le squadre erano state ridotte, le squadre del campionato pare che fu a 16 squadre quell'anno addirittura, quindi c'erano pochissime squadre, e diciamo è stato l'unica volta che ho vinto il titolo di capocannoniere, diciamo, assoluto della Serie C, quindi un ricordo molto positivo anche del pubblico, forse una delle poche volte che in tanti anni che ho giocato a calcio che c'erano i cori personalizzati per un giocatore. A Nocera mi hanno voluto davvero molto bene, io sono andato a Nocera per caso, perché dopo aver vinto il campionato a Spezia fui messo fuori lista, diciamo così, e quindi ero fuori dal progetto tecnico. E alla fine andai a Nocera a settembre addirittura. Loro avevano ancora il mercato aperto perché erano stati in ballottaggio per un ripescaggio in B. Alla fine andai e ti dico la verità, sono stato davvero molto bene. Ma 16, ce la facevi a 16 con la Torres, 16 sì. Con l'Avellino, 16 con la Nocera. Guarda, molti me lo dicono, 16 è un numero che ritorna spesso nella mia vita. I due dei tre figli che ho sono nati il 16, non lo so perché, però sai, sono quei numeri che nella vita ritornano molto spesso. Poi fondamentalmente non sono neanche mai stato un giocatore molto egoista, nel senso che
nel corso degli anni, al di là del fatto che comunque ero, mi sentivo bomb, cioè mi sentivo che vivevo per il gol, comunque per me non è mai stata un'ossessione. Quindi quando arrivavo in area e mi rendevo conto che magari qualcuno era piazzato meglio di me, la palla gliela davo, capito? Non ero, all'inizio della mia carriera non ho tirato i rigori, quindi magari molte volte mi capitava di arrivare a 16, che per me era comunque un traguardo importante, non sono mai riuscito ad andare oltre, è vero. Però sono contento anche di esserci arrivato parecchie volte. Ne ricordo, poi correggimi se sbaglio, il primo gol dell'ex dell'Avellino l'hai fatto col Novara o già prima? No, l'avevo fatto a Nocera. Sì. Una sensazione strana, anche perché nel frattempo io mi ero sposato ad Avellino e avevo avuto il mio primo figlio, quindi diciamo ero diventato un avellinese d'adozione. Io ho sempre abitato qua da quando, diciamo, fin da quando ho giocato, tranne l'anno di Frosinone, ma comunque facevo avanti e indietro. Poi dopo, anche quando ho giocato a Benevento, ho sempre vissuto ad Avellino, quindi fondamentalmente sono stato sempre un avellinese. E poter giocare contro l'Avellino già mi faceva strano, poi addirittura segnargli, dico la verità, è stato ancora più strano. Poi mi è ricapitato invece in Serie B a Novara, è stata la squadra, insomma, che ho sempre seguito, ma penso anche in maniera naturale, ho detto, perché comunque al di là della squadra in cui militavo, comunque alla fine dell'anno tornavo sempre qua, cioè la mia famiglia stava qua, le persone, diciamo, a cui voglio bene stanno tutti, cioè vivono ad Avellino, quindi fondamentalmente se il gioco forza lo seguivo per forza, dai. Poi parecchie volte abbiamo avuto anche, sai, comunque il modo di parlare, di avere magari dei confronti anche sulle squadre, sulle cose, con dei carissimi amici come Cristian Vecchia, che hanno lavorato tanti anni all'Avellino, con Tommaso Aloisi, con Enzo De Vito. Quindi sono tutte persone, insomma, che nel corso degli anni con cui mi sono sentito confrontare, quindi capitava di parlare anche della squadra. Trapani ha fatto poi, insomma, il giro d'Italia, quella scena del confronto con la proprietà quando il Trapani praticamente fu escluso, e tu, anche se eri tra i più esperti, sei andato ovviamente a parlare a nome della squadra. Trapani, ti dico la verità, è stata, diciamo, un'esperienza nata per caso, però molto positiva. Mi ritrovai dopo il campionato di Parma, diciamo, fuori dal progetto tecnico della squadra che aveva vinto il campionato, quindi avevo direttore Daniele Faggiano e lui era stato tanti anni a Trapani, quindi mi diceva: perché non vai a Trapani? E sta sempre, diciamo, questa proposta. Però fondamentalmente nella mia testa dicevo: non posso andare a giocare così lontano, cioè mi faceva sempre un po' strano. E invece siamo stati benissimo, sono stato 3 anni, vissuto emozioni totalmente diverse, perché siamo passati da una delusione playoff il primo anno ad una vittoria inaspettata nel secondo anno, quando abbiamo battuto il Piacenza in finale con Mister Italiano, e quindi avevamo, diciamo, riportato un'altra volta inaspettatamente anche il Trapani in Serie B. Avevamo avuto problemi societari molto seri, una squadra che era rimasta senza stipendio per 6 mesi, si era vissuto male lo sportivo, ma benissimo proprio, diciamo, la vita quotidiana e soprattutto il gruppo, perché mi ricordo che il Trapani di quell'anno era un gruppo affiatatissimo, era un gruppo solido, ci si aiutava, si andava sempre a cena fuori tutti quanti con le mogli, con i bambini, single, si faceva feste insieme, ogni tanto si bisticciava con le mogli perché noi sposati volevamo andare con i single a fare la festa, quindi diciamo fu davvero un anno dal punto di vista del gruppo molto molto intenso. E l'anno dopo ci fu, diciamo, questa disfatta, perché facemmo 46 punti sul campo e ci ritrovammo retrocessi, perché la società allora di Petroni aveva praticamente preso 2 punti di penalizzazione per aver saltato una scadenza federale. Quindi per una sciocchezza praticamente avevamo da salvi, ci eravamo ritrovati retrocessi. E l'anno dopo si era ripartito con, diciamo, non so, testa di legno, non so come la vogliamo chiamare, questa, diciamo, questa farsa di una nuova società, che però nuova non era. E quindi la cosa ti faceva incazzare, perché diceva: abbiamo vinto il campionato, siamo retrocessi per colpa vostra, e ancora, diciamo, siamo qui diciamo ad avere problemi, cioè non riusciamo neanche ad allenarci, che nel frattempo c'era stato il Covid, non si rispettavano le direttive Covid,
non ci si poteva allenare, andavamo tutti i giorni allo stadio, lo stadio era chiuso una volta, comunque per un problema o un altro praticamente eravamo rimasti là, sempre diciamo con questo magone addosso già di quello che era successo diciamo l'anno prima. E poi quella, diciamo, la sfuriata fu diciamo soltanto il finale, perché la prima giornata di campionato, nonostante noi avessimo praticamente pochissimi allenamenti sulle gambe, fatte tra l'altro per strada, sul lungomare, cioè quindi ti lascio immaginare, la partita con la Casertana non si potette disputare proprio perché non avevamo in distinta il medico sociale. Cioè quindi là praticamente ci scattò qualcosa dentro che ma neanche orgoglio, come ti voglio far capire, cioè proprio là capimmo che c'era una grandissima presa in giro in atto, e quindi da lì il confronto con il presidente, non era manco il presidente. Arriviamo all'addio al calcio, no? L'ultima, poi c'è il Catanzaro, poi la Juve Stabia, l'addio al calcio, come nasce questa idea improvvisamente programmata? No, l'idea diciamo non è che è un'idea, perché uno non vorrebbe smettere mai di giocare a pallone, parliamoci chiaramente. Poi fondamentalmente sto ancora bene, quindi avrei anche potuto continuare, però sai, comunque ad agosto faccio 40 anni, che per un calciatore di movimento è già un limite diciamo temporale, ma anche mentale importante, quindi penso di aver dato tutto, di aver fatto quello che dovevo fare. Mi sono tolto grosse soddisfazioni nel corso di questi anni, sono riuscito a fare il record di gol della Serie C all time, a Catanzaro ho fatto il 200° gol in campionato nei professionisti, sai, comunque le soddisfazioni me le sono tolte, quello che dovevo fare nel calcio giocato l'ho fatto, quindi quest'anno diciamo è stato l'ultimo anno, ma era già programmato insomma che a fine anno avrei appeso le scarpe a chiodo, quindi l'ho fatto con molta, molta serenità e molta tranquillità. Nel mio piccolo, perché alla fine parliamo di Serie C, quindi non ci dimentichiamo che il calcio vero insomma è ben altro, quindi per quello che riguarda diciamo la Serie C, per il mio piccolo ho comunque fatto non un'impresa, però qualcosa di storico, quindi per il momento rimane il fatto che sono il miglior marcatore di tutti i tempi, e questo per me è comunque un risultato importante, mi dà orgoglio, insomma mi fa capire che qualcosina comunque sono riuscito a fare, anche se poi insomma poi quando ti rendi conto di che cosa sia il calcio vero, insomma riesci anche a vedere l'impresa da un'altra prospettiva. Il fatto che dovessi smettere era già nei programmi, e soprattutto anche abbastanza in modo naturale, perché quando arrivi a 40 anni poi devi incominciare anche a vivere la vita reale, diciamo così. Io fortunatamente ho una bellissima moglie, una mamma eccezionale, e ho tre bambini stupendi, quindi avrò il mio da fare anche nel futuro. È normale che sarebbe bello poter rimanere in questo mondo. So che è difficile, che non è assolutamente facile, perché comunque avere delle opportunità, insomma, o crearsele, sicuramente non sarà facile. Però vivo questo momento con tantissima serenità e soprattutto con quella stabilità diciamo mentale sia familiare che ti fa stare comunque tranquillo e sereno per il futuro. Ti vedi più allenatore, che sia prima squadra giovanile, o più dirigente? Assolutamente no, non voglio avere niente a che fare con i calciatori no vabbè, scherzando, allenatore no, perché non è un mestiere che non mi ha mai appassionato. Quando gli allenatori parlano di tattica oppure incominciano a fare dei video a destra e a sinistra, dico la verità, mette noia. Sarò stato pure che, l'ho detto, sono stato programmato per segnare, quindi fondamentalmente di tutto quello che ti succede dietro ti interessa poco. Però assolutamente non l'allenatore, né mi vedo in uno staff tecnico. Spero di poter ricoprire un ruolo dirigenziale magari, oppure di fare l'agente, però ho la certezza di non stare più sul campo diciamo quotidianamente. E la vita del calciatore, no? I tanti sacrifici che avrai fatto mentre poi nascevano i tuoi figli, crescevano, tante cose che poi i tifosi, le persone non sanno nemmeno che cosa c'è dietro, se ci vuoi accettare. Sì, vabbè, questo diciamo è sempre diciamo la solita medaglia a due facce, da dove si tende sempre a guardare il bello e mai al brutto. Facendo diciamo sempre le dovute proporzioni, perché
penso che sia una cosa essere un campione, sia una cosa essere, diciamo, un giocatore di Serie A, è una cosa giocare alla Juve, all'Inter, al Milan, è una cosa invece poi fare una carriera magari come la mia, fatta comunque di buone squadre, di grandi società, però sempre, diciamo, di Serie C. È normale che per quanto riguarda l'atleta i sacrifici sono quelli, diciamo, quelli fatti anche, diciamo, con la volontà, con la voglia di emergere, quindi alla fine li fai, però sai che ti possono servire per migliorarti, sai che ti servono per andare più forte in campo, sai che ti possono dare qualcosa in più a livello di carriera, quindi li fai e li sopporti con più, con meno peso, dai, diciamo così. Forse quello che poi diventa il peso maggiore per un calciatore, per un atleta, è il fatto comunque poi dopo quando hai una moglie, dei figli, il fatto di doverti spostare tutti gli anni, a volte anche di 6 mesi in 6 mesi, di dover cambiare situazioni, anche parlo delle scuole, nuove amicizie, cioè, quindi non è sempre facile, capito, andarsene in giro a destra e a sinistra e portarsi dietro la famiglia, perché comunque sacrifica anche loro, non solo nel seguirti, però anche negli spostamenti di ogni anno, e diventa sempre traslochi, scuole, nuove amicizie, nuove persone, nuovi posti. Per noi, diciamo, che siamo abituati anche da più giovani a fare questa vita, lo fai con meno peso, per quelli che poi dopo stanno con te diventa un po' pesante. Che papà sei? Sei più bravo papà o più bravo calciatore? No, penso più bravo papà. No, vabbè, il rapporto con i miei figli è bellissimo, ho detto poi comunque il vantaggio e soprattutto la fortuna di avere una moglie, una donna alle spalle, diciamo, tosta, una che ha saputo crescere i bambini, che mi ha saputo sopportare e supportare nei momenti difficili, perché comunque il lavoro te lo porti pure a casa. È un lavoro quotidiano, ogni domenica sei messo alla prova, hai sempre questo. Se volessero fare i calciatori maschietti? Con la squadra, con l'allenatore, con la società, con i tifosi, con i giornalisti, quindi è un lavoro che ti porta delle pressioni, però è anche il bello del calcio, perché alla fine quando giochi per vincere, quando hai sempre degli obiettivi davanti a te, c'hai sempre quegli stimoli che ti portano ogni giorno, diciamo, a cercare sempre di migliorarti e di raggiungerli. E per me avere avuto una famiglia stabile alle spalle, sia prima riferendomi ai miei genitori e poi dopo a mia moglie e ai miei figli, per me è stato sempre una grandissima fortuna. Hai un maschietto? Ho due maschietti e una femminuccia. Se volessero fare i calciatori maschietti? Cambia mestiere. 175 gol in Serie C che gli valgono ancora oggi la palma del miglior marcatore della storia. Più di 200 reti in carriera. Felice Vaco ha un legame viscerale con Avellino e con l'Avellino. Qui ha costruito la sua famiglia, la sua carriera. Insomma, vive qui il mondo di Felice e Vaco. Ma è stato sempre accostato ogni stagione, ogni sessione di calciomercato al ritorno in biancoverde. Ma quante volte è stato davvero vicino a tornare? Sì, beh, c'è stato in più di un'occasione, diciamo, l'opportunità di poter ritornare, però ho sempre valutato questa cosa non sempre in modo molto positivo. In che senso? Che per quanto riguarda la piazza e la squadra sicuramente sarei potuto tornare anche in Serie B, quindi in situazioni positive per la squadra e per la società. Però da un punto di vista della vita personale ho sempre cercato di evitare di fare questa scelta, perché avrei sentito troppo il peso della responsabilità e soprattutto potevo togliere qualcosa alla mia famiglia, perché come dicevo prima, insomma, sai, la domenica perdi, però il lunedì bisogna portare i bambini a scuola, bisogna andare a fare la passeggiata al corso, bisogna andare al negozio, bisogna andare al ristorante, quindi sai, magari per me che sono ormai una avellinese d'azione sarebbe stato pesante, quindi ho sempre detto di no, ma solo per questo motivo. Qualcosa ai tifosi? Sì, ai tifosi in questo momento, che magari può sembrare anche un momento non positivo per l'Avellino Calcio, perché sicuramente la sconfitta ai playoff brucia ancora, però penso che questo pubblico, questa città e anche questa società abbiano tutte le possibilità per ritornare, quindi io li ringrazio sempre per quello che mi hanno dato come uomo e come calciatore. Sono grato a questa città, ormai i miei figli sono targati a V, mia moglie è targata a V, quindi diciamo, grazie, mi sento anch'io un po' avellinese.
Quindi li ringrazio per tutto quello che mi hanno dato nel periodo in cui sono stato qua. Ancora tutt'oggi, quando cammino per strada, mi dimostrano una grandissima stima, un grandissimo affetto. Io sarò debitore, diciamo, di questa città a vita. Per quanto riguarda il futuro, gli dico solo di essere positivi e di avere, diciamo, quella solita grinta che i tifosi dell'Avellino poi sanno trasmettere anche alla squadra, no? Perché penso che sicuramente questa squadra, questa tifoseria e questa città torneranno nelle categorie che gli competono. Una storia bellissima, ricca di aneddoti, di racconti, anche un pizzico di emozione per Felice Ivaco, che ha scritto pagine bellissime sia dell'Avellino che delle altre squadre. Un piccolo portiere diventato grande bomber. L'ha scritta, Felice, la storia dell'Avellino, anche se in minima parte. Se l'ha scritta, entra di diritto nei miti dell'US Avellino.